Oggi vediamo l'utilizzo di un lettore con due funzioni configurato per Danea. Allora, andiamo a fare attraverso le nostre etichette con codice a barre che abbiamo stampato con la stampante di etichette collegate a Danea, quindi abbiamo già preparato un po' di codice a barre divisi per taglio e colore. Andiamo a fare un arrivo merce. Ci mettiamo in funzionamento normale, standard del lettore, che è un lettore wireless con la base collegata. Mi metto nel campo codice a barre e vado a leggere i vari codici a barre. Come vedete, lui sta inserendo, divisi per taglio e colore, le letture che sto effettuando e poi ovviamente fa la somma se trova codici uguali. E questo è un funzionamento standard. Adesso noi abbiamo la possibilità con questo lettore di fare una programmazione per cui gli dico di memorizzare i codici che sta leggendo. Quindi immediatamente attraverso un codice a barre di programmazione lo vado a configurare opportunamente. In questo caso vediamo che cosa succede. Io leggo, sentite il suono cambia. Vedete che non sto trasmettendo, ma il lettore sta memorizzando. Quindi ipotizzate pure che state, magari state facendo un carico merce in una zona, in una postazione lontana dal vostro PC. Ora, tutti questi codici non li ha trasmessi, ma sono configurati. Nel momento che ritorno nella mia postazione PC, mi basterà appoggiare il lettore nella base. Ovviamente qua sto sempre posizionata sin da nel campo codice a barre. Premo il pulsante sul lettore e come vedete lui mi ha aggiunto in una frazione di secondo tutti i codici memorizzati all'interno del lettore, valorizzandoli con le quantità, quindi aggiungendoli nei prodotti che ha trovato uguali oppure aggiungendo prodotti. Quindi questo è un lettore estremamente versatile, mi basterà poi rileggere un codice di configurazione e tornare nella sua normale funzione di trasmissione immediata in emulazione tastiera, ma poi sempre leggendo un codice a barre specifico mi potrò mettere in modalità, diciamo, chiamiamola così, inventario, come è comunemente chiamata in alcuni lettori, questa modalità per lavorare offline completamente in un'altra zona lontano dalla postazione PC.